In effetti volevo eh, girare un video tra sabato e domenica, ma oggi è, martedì, lunedì, martedì, cos'è? Oggi martedì e non siamo riusciti perché pioveva pioggia temporali, vento e non era possibile. E, e allora eh, ho, dovuto, ho dovuto, insomma, lasciar perdere e, e mi dispiace perché... Eh, avevamo delle cose da farvi vedere ma ve le faccio vedere oggi adesso non è che il tempo sia migliorato è pieno di nuvole è, è piovuto sì c'è un pallido sole è piovuto fino a un paio d'ore fa eh, sì la terra è bella fresca le piante crescono tutto va bene però chiaramente non è che si può fare girare un video sotto pioggia volevo farvi qualche aggiornamento su Sull'orto, vedete che eh, qui ci sono delle fave. Eh, le fave le avevo, le avevo messe in un vasetto piccolo, eh, poi queste fave sono diventate grandi e, e non stavano più dentro il vasetto. Allora le ho trapiantate qui. E, niente, tutto il resto, vedete cresce abbastanza bene il peperone giallo i peperoncini adesso dovrò togliere quelli di mezzo metterli in un vaso perché ce ne sono troppi e i pomodori i pomodori stanno andando molto bene come vedete crescono una non dico una spanna al giorno perché non vorrei esagerare ma sicuramente molto ho già sfemminellato più volte anzi tra l'altro adesso vedo adesso che ce n'è uno qua ecco che non ho fatto, dovrei avere quelle pizzette quelle forbicine non ce l'ho ma eh, non importa eh, l'ho fatto a mano in tutti i sensi <coughs> sta crescendo quel pomodoro <coughs> che ho che ho trapiantato prima che avevo trapiantato in quel vaso che era lì vicino a quell'aglio L'ho poi messo in questo vaso grande perché guardate come era diventato grande in pochissimi giorni, devo dire, nel giro di 8-10 giorni con quelle 3 o 4 piogge <coughs> è diventato gigante. allora Ed è una razza gigante, è tra quei 7-5 che sono cresciuti dai miei semi. E niente, adesso l'ho messo lì e questa pioggia di stanotte, di stamattina, gli ha fatto solo bene. E adesso si è ripreso molto bene, adesso dovrò dargli un giro di, di, di macerato, ma col macerato devo andare attento perché vi ricordate cosa vi avevo detto, che il macerato è molto gradito dalle piante ma non dai, dalle api. Non vorrei che sono andato a leggere, ci sono voci discordanti, non concordanti, discordanti, sul fatto che molte piante devono essere... molti fiori devono essere impollinate perché fruttifichino. Non vorrei mai che dandogli il macerato le api non vengono e non, quindi non impollinano e quindi poi i fiori vengono ma non crescono ma non cresce poi il pomodoro. Alcuni ci sono già, potete vederli. Sono già qui ce n'è questo qui vicino. Insomma, ce n'è qua, di eccole qua. Ce, ce ne sono, eh. però non vorrei fare il furbo, ecco, esagerare. Il resto. Beh, qui, guarda, quest'anno le costine hanno avuto un grande successo. <ride> hanno avuto un grande successo perché perché era già la terza volta che le tagliamo e ce le mangiamo, e fra qualche giorno ce ne, con questa pioggia e gli ha fatto sicuramente bene, ce ne sarà sicuramente da, da mangiare. Qui nei, nel Baric chiamavolo baric, ma non è nel letto rialzato, il raised bed, quello rotondo, i, i pomodori hanno preso bene, sono nati fagioli, fagiolini, taccole è nato di tutto, era solo in molto ritardo, e niente, quindi seguirò anche questo, eh, sono felice, sono contento, eh, co così come sono contento di questa che adesso vi farò vedere. Vi ricordate, qua abbiamo tolto quei piselli avevano che qualche animale che, boh, che, non, che non sappiamo ci, ci stava mangiando io cosa avevo fatto eh, avevo tolto le piante perché per farmele mangiare da qualche animale non aveva nessun senso e avevo seminato qualche giorno prima anzi piantato qualche giorno prima o meglio seminato dei semi di fagiolino che però non venivano Qui ho messo quel, quel secchio più piccolo di, eh, di humus di lombrico fine e guardate, nel giro di 3-4 giorni conta anche molto la, la, la pioggia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E 15 tre erano già nati prima, eh, quindi non sono tutto. Non voglio fare il fenomeno. Ma gli altri sono nati tutti nel giro di questa settimana dopo che ho messo il um, il, il nostro amico eh, un musfine poi avevo bagnato un paio di volte, poi ha piovuto un paio di volte tutto quello è servito, eh, sicuramente ce ne sono 15, ce ne sono, sono nati 12 in pochissimi giorni e, e questo mi rende felice, ovviamente non sappiamo ancora con esattezza eh, quando, quando, quando raccoglieremo, nel senso che sarà sicuramente già un po' fuori stagione, ma non importa, non abbiamo fretta. Poi ci sono quei bellissimi zucchini, potete vederli, e sono sempre meglio. Ho messo quei, 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 insomma, questi pali, paletti, eh, per, 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 la, per far crescere in modo dritto le, le zucchine, in modo tale che non cadano a terra e quindi pregiudicando il, il, il tutto. Eh, però non ho ancora capito come si fanno a gare senza spaccare tutto. Ne abbiamo già raccolte 6 o 7. I più piccoli li abbiamo mangiati crudi, gli altri li abbiamo messi in padella. Guardate che bei fiori che ci sono! Oggi siamo 8, 8 di giugno e siamo sempre più o meno intorno all'ora di pranzo. Eh, bene, adesso andiamo nell'orto piccolo. Vi faccio vedere se ci sono delle novità. Ecco qua l'orto piccolo cosiddetto di rebecca abbiamo tolto l'ultima insalata quella del giro vecchio adesso queste qua sono tutte nuove sono già da già da togliere alcune fra qualche giorno le patate stanno venendo su bene eh, così anche questa insalata qui l'aglio da vaso l'aglio in vaso che è una tecnica eh, allora devo dire che adesso me ne sono accorto successivamente che funziona il problema è che io ho esagerato ho messo troppi troppi, troppi spicchi in ogni vaso bisogna mettere al massimo un paio eh, e poi se il vaso è un po' più grande metterne tre e non di più perché se no eh, rimangono piccoli adesso vi farò vedere i primi cinque secchi che abbiamo tolto sono belli sani ma piccoli Adesso ve lo farò vedere vi faccio fare una panoramica qui in questo riset bed che, che ho fatto io che ho unito per fare per dare più spazio ora allora vi farò vedere eh, che purtroppo quelle taccole che ho messo non sono venute non sono più venute sono seccate no? probabilmente non prendono molto sole questo è un posto da insalata credo non, non credo che vada bene per altro poi le patate ma non molto di più e, è così perché vedete che è coperto adesso vabbè adesso non c'è ancora un sole forte perché è piovuto fino a un'oretta fa quindi non c'è granché però comunque eh, non è così ecco non è proprio il posto per solanace ecco. e, loro, Pomodori, peperoni, altre cose, fagioli, fagioline, necessitano di taccole di molto sole. Qui sole ce n'è poco e quindi non crescono più di tanto. Adesso volevo farvi vedere ancora il primo aglio che abbiamo raccolto e poi eh, eh, per oggi abbiamo finito. Volevo farvi vedere la struttura che ho fatto. Sembrano dei fortilizi medioevali. Guardate che li ho messo per tenere sui peperoni questi sono i nostri che stanno crescendo in questa baricca eh, sì effettivamente è un po' esagerato il la struttura che ho fatto tra me ne sono accorto che avendo fissata qui a questa rete antigalline quando dovrò magari zappettare o qualcos'altro eh, o pulire, devo, devo passarci le mani dentro e, perché, sennò no per togliere tutto devo smontare tutta questa parte di, di, di questa struttura. Però, eh, però mi andava di fare così di utilizzare di riciclare quel, quel gesso i rami del gesso. Alcuni rami del gesso che avevo che avevo tagliato e quindi l'ho fatto. Ancora il basilico e poi dopo chiudo, eccolo qua. Ah, sembra che, che vada bene. I vari spruzzini, uno di macerato, l'altro di acqua e... e credo sembra che cresca bene. Non, ancora, non abbiamo ancora mangiato perché è ancora piccolino, ma ormai è una decina di giorni che qua eh. quindi ormai ha preso bene. Faccio vedere l'altro. È quello che Gloria aveva messo a protezione, il... questa vecchia tenda da finestra. E come vedete, è nato anche. Dell'aglio e della cipolla che avevo messo quest'autunno e sono nato, sono nato adesso. Qui. Sono i misteri della vita. ecco qua, a posto, ragazzi. Buona giornata! Adesso vado a montare il tutto. Lo metterò su nel pomeriggio e così continuiamo a rimanere in contatto. Buona giornata a tutti! Ciao ciao!